Buona ragazzi, ciao a tutti, qui è The Official Video Games e bentornati in questo nuovo video della serie di The Quiet Man. Dunque, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Se vi ricordate bene, nel primo episodio eravamo arrivati in una situazione più o meno quasi non drammatica, ma siamo più o meno quasi là. In questo secondo episodio vedremo anche di andare avanti. Innanzitutto, mi scuso se vi faccio uscire questi tipi di video un po' più in ritardo del solito, per il semplice fatto che ho un po' di serie in corso da portare avanti, quindi cerco di darmi da fare un po' più presto rispetto ad altri titoli. Detto questo, prima di iniziare questo video, volevo ringraziare un po' di persone, iniziando da Gianluca Belotti e Cristian Greco per aver commentato nella premiere del vecchio video e ovviamente anche a Leonardo Nigro per aver commentato sempre lo stesso video con un voto di 10. Voglio ringraziare anche Albisab per aver commentato un altro video e anche Andrea Arduini per aver commentato un altro video e anche Vito M per aver commentato il video di Fortnite dove vado a fare una serie di gameplay con la Challenger. Quindi ragazzi, veramente grazie a tutti. Detto questo, bando alle ciance. Andiamo di nuovo con il successivo capitolo di The Quiet Man. Dunque, allora, innanzitutto ragazzi, io ho visto un po' più le impostazioni di questo gioco, purtroppo non sono riuscito a capire il perché, ma i sottotitoli sono attivati durante il gioco, solo che prima di far partire questa registrazione non ho capito il perché non si sentono i sottotitoli e quindi si sentono soltanto rumori e quant'altro. Detto questo, bando alle ciance. Allora, vediamo un po' che cos'è che abbiamo qua. Aspettate che qua mi vibra il controller. Mi sa che ho trovato qualcosa di molto molto strano. Scusi, sì, scusate, un attimo di pazienza però, Scusi, ma... Ah, ok, un po' di rose. Bene, ottimo, perfetto. E che cos'è che abbiamo... sì, mi scusi, ma... Davvero? Aspetta che qua ho trovato altre cose. Ah, ok, questo qua è l'uomo che in pratica... Stava nel primo episodio. Questa qua è la donna che stava suonando il pianoforte quando abbiamo visto il primo episodio. Bene, ottimo, perfetto. Ciao. Salve, ridi. Beh, che te dovevo rispondere adesso? Ridi, 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 ridi. Ok. E facciamo, ci portiamo... Oddio. Ah, ok. Questa qua in pratica è la signora. O dovrebbe essere un'altra signora o... Ah, ok. Quindi dovrebbe essere più o meno o la fidanzata barra moglie di quel tizio che avevamo visto nel primo episodio. Beh, sono molto curioso di sapere com'è che va a finire questo titolo. Oh, qua in vista. Eccola. Perfetto. Salve, buon uomini. Cercate rogne? No, grazie. No, grazie. No, grazie. Una sbottigliata a te e un'altra a te. Poi un po' a te e un po' a te. Poi a te un'altra volta. Oh, piano, piano. E che maronne santissime. Che cos'è? Piano tizio, piano, vai piano, state ca... guarda qua, arriva altra gente. Questi qua erano quelli là che avevamo visto nel primo episodio. Dove cavolo vai tizio, buon uomo, sì, mio signore. Muorici, 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 muorici. Olè, fatto fuori senza nessun tipo di problema. Ok. Eccola. Che cos'è? È il coltello per tagliare pane? Incazzato con la vita. Oddio, ma che cacchio? Ma non te vergogni a menare una bambina? Eh? Cacchio, l'ha stecchita proprio così. Poverina. Beh, io, ragazzi, sono contro il bullismo. Maronne santissima, pensavo che gli buttava la bottiglia addosso. E questo è fuori di testa, oh.
Ma chiamate subito la polizia! E Gargamella pure. Se proprio vogliamo definire questa cosa. Cioè, dai ragazzi, veramente, una cosa alquanto scettica mo sta cosa, eh? Ancora? E basta, e dai. Altri tre. Come sono contento, guarda. Sono morto contento. Un po' a te, sempre un po' a te, un po' a te e un po' aia a te, maledetto strunz del cavolus. Crepaci, stronzo. Eccala. Ah, ancora, basta, basta tizio. Tanto ce n'è per tutti. E che ca... anco se, vabbè. Tizio, che fai? Oh, questo qua in pratica si para. Si para i co... Aia! Maledetto... Oh! Aia, oh! E che cacchio? Sì, abbassati così che te la do in faccia una ginocchiata. Ancora? E che cavolo, basta. E dai, olè. Ancora vivo, sì? Va. Oh, e quando ci schiatti forse mi fai un piacere. Ancora, mo sì. E che cacchio proprio, oh, maronne santissima. Proprio attaccati alla vita come se non ci fosse un domani, raga, eh? A parte quello, ma poi, cioè, vedo, no, noto che il personaggio ogni tanto se ne va girando un po' per i cavoli sua. Perché ce l'hanno proprio così tantissimo con lui? Vabbè, ok che comunque sia, abbiamo fatto fuori un po' di persone, ok. Questo mo chi è? Chi sei, tizio? Ci conosciamo? Quanto fai brutto, quanto sei schifoso, brutto. Ragazzi, a me il titolo sta garbando veramente tantissimo, anche se lo porto un po' in ritardo, beh, a me piace. E questa qua dovrebbe essere la ragazza barra moglie del tizio che avevamo visto nel primo episodio, ovvero quello lì scuro di carnagione, il negro. E poi non ho capito, ragazzi, perché non si sentono i sottotitoli, anche se sono attivati. No, ragazzi, i sottotitoli sono attivati. Non ho capito perché non si sentono. Infatti, non si sente manco la voce della signorina quando parla al telefono. Infatti, l'ha riconosciuto, però lui si è messo un po' vergogna. Infatti, mo si ritira indietro. C'è qualcosa sotto, secondo me, eh? C'è qualche cosa sotto che non mi convince. Ok, allora, vediamo un po'. Sì, infatti è la ragazza che abbiamo visto prima nella foto. Sia nella... Oddio. Ah, ok. Perfetto, ottimo. E mo credo che dovrebbe essere arrivato il marito barra fidanzato, compagno, chi cavolo sia lui. No, ragazzi, ho ricontrollato un'altra volta. I sottotitoli sono attivati. Sono attivati, ragazzi, i sottotitoli. Non ho capito perché non si sentono. Beh, bella ragazza. Eh già. Eh sì, infatti a lei piacciono le rose rosse, quelle là che abbiamo trovato in quella casa.
E quello là che sta a guardare come se non ci fosse un domani. Ah, sì, si è presentato di nuovo lui. Ok, perfetto. No ragazzi, non ho capito perché non si sentono i sottotitoli e manco le voci. Maronna, che però sei un po' più educato, no? Poi entra prima la signorina. Che cos'è? Annaccia. Oh, ma sto tizio che fa? Magna? Lo vedo un po' troppo seccato. Il tizio qua, negretto. Lo vedo un po' troppo seccatello. Questo proprio, ragazzi, non sono riuscito a capirlo, per niente proprio. Mo' vediamo. Ah, ok. Beh, a quanto pare la signorina è un po' attratta dal ragazzo. Non è che ci sta provando? Beh, può anche essere, eh. Sì, mi sa proprio di sì, ragazzi, che questa qua ci volevo provare. Però lui si tira indietro, quel che ho capito. Guarda, ti dico, è povero fesso che sei. Se ero io. Basta! Ma pensa un po' te, pensa. Guarda questi qua, sti giovani di oggi. È proprio, eh? Beh, con le perotas che non gli vanno bene, non fanno nulla. Club Moonrise. Guarda qua, che cavolo di posticino. Niente, niente male. Eh sì, infatti, perché lei fa la cantante con il pianoforte. Rimasta di stucco? Rimani di stucco, signori, perché ci sto pure io.
Se non mi sbaglio, sembra un po' troppo palestrata. E io non ho capito perché Basta! si sentono queste voci, non ho capito il perché. Beh, è soltanto film adesso. Non ho capito, ragazzi, il perché. Non l'ho proprio riuscito a capire. Secondo me deve succedere qualcosa. Già. Secondo me la tizia non sta tanto bene. Guarda là che spalle. Ridi, ridi. Che mamma ti ha fatto. Basta! Oddio. Ah, questo qua è stato il tizio che in pratica gli è o gli è scappato un colpo della pistola o l'ha uccisa. O involontariamente o l'ha fatta apposta. Ricordi su ricordi, eh? Eh già. Oh, e questo gli è? Oh, maronne. Un tizio maschera. Oddio. Oh, cacchiarola. Oh, dai, ma davvero? Oh, ancora questi ci stanno davanti, ma non sono morti? Questi qua non erano morti. Li abbiamo soltanto storditi. Oh maronne. Cioè, questi sono pazzi proprio. No, non ti conviene fa. E mo te sei beccata la croce. Mo' questi qua o ce l'hanno con noi o ce l'hanno con la ragazza. E secondo me ce l'hanno con la ragazza. Oddio no. Si è caricata sulle spalle. E tanto è buona. Secondo me quella. Oddio, oh maronne. Oddio, mo mi sa che entriamo in gioco noi, raga, eh. Guarda qua, e che cos'è? L'ha fatto extra male. Lo tizio, poraccio. Secondo me quel tizio là potrebbe essere quel negro. Che l'ha andata, se l'è andata a prendere. Credo, non lo so, ragazzi. Questa qua è tutta quanto la supposizione che ho fatto io. Mo non è che lo so se è veramente. Oh, tu qua stai, salve, buon uomo. Ma che cacchio fai? Ma stai pure a parare? Ma non farmi ridere, per favore. Dai, schiattaci in corpo. Questi qua purtroppo non li possiamo eliminare, no? Perché questi qua secondo me fanno parte della trama del gioco. Eccola, fatto fuori. Vabbè, ma molto bene. A posto. L'hai caricato. Non ditemi che affrontiamo anche lui. Azzo, ce l'hai questo coso qua, eh? Eccola, perfetto. Mo' ci dobbiamo scontrare pure contro di lui. Salve, tizio, buon uomo, eh? Aia, aia, questo qua fa male. Aia, questo qua fa male. Aia, questo qua fa male.
Questo qua fa tanto male. Aia, aia. Mi sa che siamo morti? O ci ha fatto fuori? O ci ha... No. E a ridargliela. Signori, e non mi guarda così però. Madonna, mi fa venire l'angoscia. E infatti sono crepato, sono morto. Mi ha fatto tanto male. Tizio, perché sono qua, eh? Che te sei rimbecillito? Oh, baronne! Maronne santissime, e che cacchio? Quando c'è un minutino di schiattarsi in corpo, forse magari ne possiamo pure parlare. Maronne, maronne, e che cos'è? Dai, forse, schiatta, ma dove Basta! stai andata pure tu? Oh, guarda che quello è qua. Girati, guarda che quello ce l'hai dietro. Non facciamoci beccare un'altra volta come devi pirla. Dai, e stecchiscilo. Dai, se vabbè, ti giri così come se non ci fosse un domani. Dai, a scazzottate in faccia, vaffanclebs. Dovrebbe essere un po' tanto troppo tosto da far fuori. E secondo me. Molto bravo il ragazzo, devo dire. Anche lui non è niente male, eh. Perché là piglia la scossa. Ecco, te l'ho detto. Che là ci piglia la scossa. Ci ha battezzati, raga. Ci ha battezzati proprio così come se ci fosse un domani. Mannaggia. Ehi, ridaglielo. Si è beccato il colpo allo stomaco. Bene. Maronne. Ciao. Sì, che te prepari, tizio? Ok, dai, ragazzi. Allora, io direi quasi quasi di fermarmi qui con quest'altro episodio della serie di The Quiet Man. Mi raccomando, fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di che cosa ne pensate. Se volete qualche altro video, mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Potete vedere questo video per aiutare la serie e il canale a crescere. E da The Official Video Games è tutto. Ciao, ragazzi.